Bentornati, siamo in onda e in diretta su Canale 3 con lo spazio dedicato alla LILT, alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Oggi un ospite molto speciale per me, perché oltre ad essere un funzionario provinciale della CNA è un amico e ha anche una presenza costante in questi studi, quanto me, lui si trova in famiglia qui a Canale 3, Raffaello Ginanneschi. Buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti, visto sono le due. Ah, presenza, magari qualcuno pensa che ci sia un palio a sorpresa, è vero, visto vedendo è... pesi, direi ma, che... Ma per fortuna nella vita c'è anche qualcos'altro oltre il palio, i cavalli e tutto il resto e c'è le cose più importanti che è, sono un po', sono, è fondamentale portarla avanti con correttezza. Esatto, lui è un giornalista, un ancor, come tutti conoscete, dicevamo, <ride> e, ma è anche appunto... Il compianto, più... il compianto Ranieri diceva si campa anche, anche senza essere mereggiati Usava un'altra parola, è vero, ma è così. Lui è bravissimo, ma non lo vuol dire <ride> più, bello più bello che bravo sono sì, sì, è bellissimo e te l'ho sempre detto. La voce. Dopo questa scenetta, diciamo appunto, vi dicevo che è un funzionario della CNA. E, e oggi presentiamo un progetto che il CNA Pensionati ha dedicato alla Lilt di Siena ed è un progetto bellissimo perché ha portato alla realizzazione di un calendario. Ce lo racconti, Lello? Soprattutto raccontiamo come è nato no, questo rapporto e quest'idea che poi è stata sviluppata nel tempo. Sì, La Lilt, nasce un rapporto con la Lilt, sta, sta sempre perché... Bene o male i pensionati sono persone che con la salute hanno bisogno di interfacciarsi sempre, arrivati a una certa età, anche più di quell'altro, perché poi il lavoro fisico porta anche a un'usura, porta a necessità di controllarsi perché sono malattie in passato specialmente. E qui è nato questo rapporto bellissimo con la LIT, e poi magari approfondiremo anche dopo. Il calendario lo facciamo lo fatto tutti gli anni. Eh, poi ci siamo resi conto fino a qualche anno fa che era un po' troppo autoreferenziata, cioè ci mettiamo le foto dei nostri pensionati, sempre loro, poi tutto il mese avere davanti a sé la foto de dell'artigiano era venuta a noia. Per cui si è detto: ma perché non si trova anche uno scopo, eh, non nobile, ma insomma un'utilità al calendario? No? Per cui eh, si è cominciato lo scorso anno con. Eh, tutti i vari target per il miglioramento dell'umanità dell'ONU, breve una cosa molto più complessa, tutti quei bellissimi disegnini, dalla fame nel mondo fino all'istruzione. Parità di genere, eccetera. E quest'anno invece abbiamo detto: facciamolo con la prevenzione, ma senza fare l'elenco dei, dei brutti mali. No, cioè, Non è che gennaio non è, così. No, no. Gennaio è il, del me, il mese del tumore all'intestino, febbraio è il mese del tumore dello stomaco, no, fino ad no. agosto. Siamo tutti non in ferie. Un diciamo bel tumore al pancreas, scherzo. ecco no, assolutamente: è l'esatto opposto. È andato veramente in un altro modo, cioè ogni mese. La LILT dà un buon consiglio per vivere meglio, ovvero dei buoni consigli per avere delle condotte lineari sì. a tavola oppure nelle abitudini normali di tutti i giorni per gli sportivi, per i non sportivi, per le persone di tutte le età, appunto per i pensionati, ma anche per i ragazzi, un po' per sì, tutti. Sì, 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 infatti proprio per questo motivo qua. Perché la prima prevenzione si fa con le buone abitudini. Per cui se preso questi 12 consigli dei, dei, tuoi, dei tuoi medici che hanno poi eh, Melania Merlo, che poi magari conosceremo, ha messo in pratica con ecco, stiamo eh, vedendo, vedi? Ecco, qui il nostro presidentissimo Alberto Rossi, che è veramente un gigante di, di amicizia, si, ci sta seguendo da casa con sicuramente con la moglie e forse anche la figlia dell'Inghilterra, Lisa, che sarà ingegnere e architetto, Lisa che è a Londra a lavorare, è bravissima fra l'altro, qua poi c'è anche eh, il giriatra che ha dato una mano per un consiglio complessivo e Alberto è da tanti anni che è presidente, sono aumentati tantissimo soci sotto la sua presidenza, ma non solo, anche quella prima di Roberto Damiani, anche lui che salutiamo e di tanti altri. Ecco, Quindi stiamo andando è, avanti. Questo è il primo mese, c'è cioè infatti la vignetta mese. con la Lilt che è uno scudo contro le malattie, che, con i consigli di Gaia Tancredi che esordisce lei come presidente. È toccato gennaio Lello. È toccato gennaio per <ride> cui È freddo, è impegnativo. <ride> sì. Questi consigli appunto allungano la vita, migliorano la vita e tutto il resto, per cui da una cosa seria l'abbiamo trasformata in una vignetta anche divertente, che altrimenti vedere tutti, tutto il mese una cosa brutta è antipatico, no? per cui c'è tutti questi consigli, cercando sempre poi di mettere insieme anche il rapporto dei nonni con i nipoti, con, con la famiglia, perché poi... In, e anche giusto se è così perché poi per i nonni è fondamentale anche avere un rapporto sempre costruttivo con i figli quando diventano grandi, con i nipoti quando ci sono oltre che con se stessi, ovviamente, ovviamente perché poi certo è la parte fondamentale sono ipocondriaco io mi immagino quanto sarò ipocondriaco uh, se, arri abbastanza. se arriverò a 70 anni confermo lo sì, sei sì, abbastanza sì, sì. Sì, sì, però come vedete sono molto divertenti sono belline da vedere perché queste vignette sono deliziose poi vedremo chi è l'autrice e per ogni mese c'è un consiglio per vivere bene per vivere meglio che poi è la prevenzione primaria quella che ci preserva poi dalle patologie importanti ed è per questo che la Lilt ha necessità di diffondere più possibile con tutti i mezzi questi tipi di messaggi. Sai, il messaggio che tutti i medici senza mettersi d'accordo, questo era lo scudo contro il virus, che era prevenzione simpatica, invece della mascherina ho preso un ombrello e pioveva virus nel mese precedente, eh, la costante è stata in tutte, le frasi, in tutte le frasi scritte, in tutti i testi scritti, il buon umore e il sorriso che devono avere le persone. E questo non si erano messi d'accordo, credo. No, no, assolutamente. Poi... Sono stati interpellati ognuno per suo conto. Esattamente. Me ne sono un'occhiata che poi si è fatto talmente ricorso e non c'è stato tempo di mettersi d'accordo. <ride> Mi ricordava una frase del professor Nobile che quando eh, andavamo là con te, prima anfitrione, con il professore, con Franco, che disse «Guardarello, il di tumori si guarisce». Di tumori si può guarire, basta prenderli per tempo. Facevo l'esempio, un tumore alzino nasce da un pezzettino piccino piccino piccino, poi diventa grande. Ecco, finché non arriva a essere molto grande e invasivo, si guarisce al 100%. Lo sa di che si muore? Di tristezza, di depressione, di assenza di barriere eh, anche umane, quelle virtuali, poi diventano anche fisiche, della, della capacità di reazione. Sì, sì. E questo è importante quanto il tumore, specialmente nelle fasi in cui non è più curabile. Sì, è fondamentale sì. ci questi passaggi. Sono studi scientifici, lo diceva davvero il professor Nobile e confermo. Ma ci sono studi scientifici che ci dicono: soprattutto le malattie oncologiche affrontate nel, nel modo giusto, senza barriere emozionali, sicuramente hanno più possibilità di evolvere in meglio. Certo. Questa è la verità. Assolutamente sì, perché prima, fino a un po' di tempo fa, a volte c'era anche un timore a a parlare di una malattia. Io ho una malattia come ma se fosse un peccato, un segnale che ti è arrivato da chissà dove, da chissà chi, da, di quasi come punirti. No? Poi c'è stato tanti passaggi culturali, la comunicazione che cambia. Papa Votiva che ha messo l'uomo più potente del mondo, si è affacciato alla finestra mostrando la sua malattia. Normalizzando anche un percorso di problemi fisici anche molto invalidanti, come era lui, che era completamente consapevole di quello che aveva il suo ruolo. Per il nome che protegge il nipote con l'ombrello accanto e questo appunto non vergognarsi della malattia uscire lo scoperto, sì ok ho il Parkinson, quel caso lì o quello che avevo non lo so oppure ho un tumore e sto facendo un percorso oncologico testimonial bellissimi avete avuto voi nel corso delle, degli anni che hanno, non solo con voi con il professor Maio e con tanti altri oncologi di grande, di grande livello eh, mondiale, perché Maio che lo sia Beh, di, di livello certo. mondiale, eh, degno forse di un Nobel, eh, prima o poi sicuramente la sua scuola ma appunto questo di voler parlarne vuol dire poi parlarne o di fare prevenzione che diventa normale anche quello e diventa normale pensare ad andare a fare un controllo per una donna ma anche per un uomo Ho visto che voi avete fatto una bellissima cosa il fiocco azzurro è il percorso azzurro il percorso azzurro è il mese di novembre in cui sì. abbiamo invitato tutti gli uomini a farsi la visita urologica e tu l'hai fatta, sentiamo no, un po' no, perché c'era un altro insegnamento del professor Nobile che mi ah, diceva eccoci qua sì è vero, è vero perché per un secondo, ripensate a lui anche in quel momento lì, quando si vede un esame a volte non si fa. Non perché non si ha tempo, non perché non si ha voglia, ma perché sa paura della sentenza, sa paura del risultato, non della sentenza. E quindi l'hai fatto o non risponde? No, ma vengo però ah, vengo ecco, a gennaio. Vengo, vengo. <ride> non si fanno solo a novembre, eh? le facciamo <ride> tutti i mesi. Sì, sì, nel senso perché a volte non si fanno gli esami perché si ha paura del risultato. Certo. La, per la cui diagnosi io... fa paura, eh, ma purtroppo c'è. Cioè, se c'è, oppure per fortuna non c'è, per cui diventa una cosa. E del, il professore parlava, si parlava ad esempio di, di, del caso in cui c'erano gli esami dentro le contrade. Sì. Gli esami dentro le contrade, che eh, noi andavamo un a farli anche con gli siamo stati nel territorio provinciale a fare diversi esami diagnostici. Ne parliamo, sì. Perché portare in casa questi esami, qui eh, per qualcuno aveva timore, per cui ti colleghi, un ambiente. Alla, al risultato dell'esame, positivo o negativo che sia, e invece no, Cioè deve essere quando è positivo è positivo dunque siamo tutti felici e contenti se trovi invece un risultato eh, da approfondire durante un esame incontrato è lì che ti sei salvato la vita probabilmente certo. per cui è l'esatto opposto del timore che invece sia un luogo collegato a si sa benissimo che tantissime donne, per esempio, si sono controllate il seno solo perché le amiche Contradaiole l'hanno portata in quel contesto, in quel momento, perché eravamo lì per fare eh, appunto prevenzione domiciliare. Tante donne si sono salvate così, sì, sì. perché hanno trovato il coraggio nel gruppo. E questo era davvero un altro insegnamento del professor Nobile, ma noi, noi continuiamo a applicarlo. Adesso, no, perché il Covid non ci permette di andare da nessuna parte, ma riprenderemo sicuramente a farlo. Lello, prima di riprendere tutti i nostri discorsi, mandiamo un po' di pubblicità e poi ci colleghiamo con il nostro presidentissimo che nominavamo un attimo fa, Alberto Rossi. Alberto Rossi, tanto è a casa che ci ascolta, ciao Alberto, si fai bravi, eh, fa bravi. Si fai bravi. Bene, un po' di pubblicità, ci troviamo fra poco. Bentornati, eccoci qua. Siamo ancora con Raffaello Ginanneschi, funzionario provinciale della CNA. E presentarvelo così sembra strano proprio negli studi di Canale 3, ma questo è, questo è il tuo lavoro, no? Lello? 2000, dal 2000, quando l'allora direttore Gianni Castagnini. Mi, mi chiamò e disse. Vieni, vieni su a parlare. Me su, io penso volesse parlare di cavalli. <ride> <E> invece, lui <ride> sa com è come lavorare con noi. E vabbè, poi da lì è nato tutto. È un grande collega. Perché insomma, abbiamo anni. fatto un grande percorso insieme all'interno anche del Corriere di Siena. Insomma, forse è bene ricordarlo in un momento difficile di questo giornale ed è, sta ed sì. è stato difficile per tanti colleghi cari. Insomma. Io mi nel 91. E poi dopo è nato tutto il Corriere della loro Gazzetta di Siena, poi giovedì c'era già un parte della CNA, li poi ho conosciuto tutti, poi nel 2000 poi è nato poi la Gazzetta di Siena e siamo sempre stati vicini, con tutto il rispetto per gli altri che poi per un periodo... Collaborato anche con la nazione, per cui non c'è certo, nessun problema. Passati, ma in un momento mancherete. di difficoltà, come il Corriere attuale, in cui la redazione ha trovato un equilibrio diverso da prima, comunque siamo sempre vicini al giornale e lo si fa comprandolo tutti i giorni. Perché lei un post su Facebook lascia il tempo che trova. Andare in edicola è, è un'altra cosa. Sì. E quindi parlavamo, vi dicevamo prima, di questo calendario che la CNA pensionati ha realizzato a favore della LILT perché c'è un legame che viene da lontano, vi racconteremo fra poco di una convenzione che lega la Lega Tumori Sezione di Siena con la CNA pensionati, ma intanto vogliamo salutare il presidente della CNA pensionati, Alberto Rossi, e sentiamo questo contributo. anno abbiamo, del resto tutti gli anni abbiamo fatto un calendario, però in particolare quest'anno abbiamo scelto di fare un calendario con la collaborazione della LIT, Lega Tumori di Siena, che ringraziamo fin da ora, è perché è un calendario un po' speciale, fatto tutto su delle figure umoristiche e delle dichiarazioni, la LIT ci ha dato anche questo. Cioè ha fatto fare degli interventi ogni, ogni mese, oltre al disegno, è, è contraffigurato anche da dei consigli da parte dei medici delle varie specialità ai nostri associati. Quindi mi è sembrato, una, è sembrato accettato da tutti, perché prima di partire il calendario abbiamo fatto anche come nostra abitudine un giro d'opinione tra i nostri soci. Ma nella presidenza e nella direzione, è stato accettato con grande gradimento e siamo andati avanti. Siamo vicini alla consegna, si spera che per le feste o subito dopo si possa consegnare a nostri, a nostri associati. Essendo una provincia piccola, un grande, non certo di estensione del territorio, ma come abitanti piccola, siamo una delle associazioni dei pensionati maggiori d'Italia. Infatti siamo, siamo alla soglia dei 5.150. Lascio giudicare a chi magari eh, si addentra un po' nella conoscenza dell'artigianato della nostra provincia, su 7 8000 mila iscritti alla Camera di Commercio siamo, siamo già di pensionati, siamo oltre 5.000, quindi anche la parte imprenditoriale si aggira su 3.500. Quindi ecco questa parte di tessuto sociale credo che abbia una notevole rilevanza nella provincia sia nell'ambito imprenditoriale e per quanto ci riguarda nell'ambito sociale. Noi diamo un'assistenza ai nostri associati per quanto riguarda le revisioni delle pensioni. Eh, Se hanno degli infortuni con la convenzione che abbiamo con l'Unifor e abbiamo avuto questa grande collaborazione con queste piccole dichiarazioni ogni mese dei medici e quindi è evidente c'è stata una grande collaborazione con la Litte quindi è, però è direi una collaborazione reciproca la Litte serve a noi e noi in qualche modo siamo anche di, con queste iniziative portiamo qualcosa anche alla Litte eh, non credo che un calendario dove ce ne ha pensionati e la Litte no, non sia diciamo, una... È, è reciproco. Io ringrazio la, 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 la dottoressa presidente della Litte nel, perché ci ha tenuto sempre in considerazione da anni. Si pensava se se non eravamo entrati in questa epidemia si pensava di fare una grande iniziativa o la Litte, perché del resto a noi ci piace essere a, a abbastanza attuali. E purtroppo non abbiamo potuto organizzare questa iniziativa speriamo di poterla fare in seguito Grazie al presidente, un grande saluto. Lui diceva di una grande iniziativa che veramente avevamo in programma, ma ce la riserveremo magari per qualche mese più avanti per farla insieme. Ma purtroppo il Covid ci ha fermato, Lello. Ha eh eh, fermato tante cose, questa è l'ultima in ordine di importanza per rispetto a noi che ci sono. Ah, sicuro. Perché ci dà modo poi di pensarla ancora meglio e magari di rifarla, uh, di rifarla sicuramente con più voglia ancora nel 2021-2022 quando sarà il momento e che poi le cose bisogna anche divertirci e non essere sempre impauriti dal contatto con le persone per cui quando ci sarà il momento una bella giornata sulla prevenzione diventa, diventa fondamentale fra l'altro l'iniziativa che diceva Alberto di insieme a lui stati in giro per il territorio ci fu un, un nonno, un, non, un nostro socio di, della zona e dell Lamiata, che portò la, la sua nipote a fare il controllo e lì fu fatto il controllo. Dopo una settimana andò a levarsi un neo che stava degenerando. E ci telefonò dopo un po' di tempo con, eh, con un grande ringraziamento che poi ha fatto questo mini intervento perché era già iniziato a degenerare per cui infatti io ci guadagnai anche una bottiglia fra l'altro Lello ti prego <ride> mi portò una bottiglia di vino per ringraziamento perché era visibilmente commosso fatto da lui e di olio <ride> l'importante è dove siamo arrivati sì, no, perché disse commosso, io di per lì non capivo nemmeno perché questo commosso che avete salvato l'avete salvato la io oh, non esageravo no, 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 insisteva poi alla fine ho capito che effettivamente c'era stato c'era stata una, una grande botta di fortuna per quel giorno di portare la nipote di 15 anni fra l'altro a fare l'esame a fare il controllo dei nei dottoressa sì giusto infatti è estremamente importante no? arrivare in tutti i comprensori con i nostri medici e i nostri strumenti lo facciamo col nostro mezzo mobile e grazie alla convenzione proprio lega la Lilt con i, gli asceni appanzionati siamo arrivati un po' dappertutto perché hanno i pensionati delle agevolazioni per accedere ai nostri servizi del Centro Oncologico di Viale Europa, ma in più c'è questa iniziativa di portare medici e strumenti sul posto, a casa, in famiglia. Nei posti, nei posti più, me, più, più lontani, dimenticati no? perché magari sono bellissimi. Mi ricordo una giornata straordinaria perché mangia, fece un grande pranzo ospite di una famiglia a Belforte. A Sempre Belforte, frazione eh? di Hasel e d'Elsa, eh, di, ma, cioè, dove si può mangiare qui? No, no, ma venite a casa nostra, era tutto chiuso, c'era solo un, un locale che faceva appunto alimentari, barre, quasi anche da, da tutto, tutto, e poi ristoranti tutti chiusi. Era che d'inverno a Belforte non c'è una grande eh, vitalità di, di attività. A pranzo, magari al cena è diverso si sì che ci ospitarono eh, con questi posti qua eh, si fanno queste cose la Rita ha capito bene infatti ci dà una mano eh, con un grande slancio di generosità perché chiaramente tutti stiamo investendo in qualcosa anche loro hanno un mezzo i medici che ha un prezzo simbolico vengono perché quando ora non vorrei fare dispetto a qualcun altro ma quando il professor Coviello che tuttora fa eh, profess libera professione e per stare un giorno con noi prende mh, di compenso il rimborso o poco più, diventa una cosa che insomma fa piacere, che lo vedi e non lo fai, lo fa per passione vera. Certo. Cioè, il professor Coviello cioè, uno che prima eh, era direttore del reparto, credo, no? Sì, cioè, si è stato eh, primario cioè. per tanti anni. Cioè, il professor Pinto a volte fa le... Cioè, persone... Pinto è un volontario puro e va riconosciuto, eh, cioè... è il nostro direttore sanitario. Eh. Certo. I cioè, consigli di persone che fino a qualche, a qualche giorno fa, qualche settimana fa, quando era un'attività vera, cioè persone che erano inavvicinabili per i mortali, fra virgolette, no? perché chiaramente la scala gerarchica degli ospedali ti porta a, a ognuno avere il suo compito, c'è il medico che fa le visite, c'è il primario, c'è il direttore che ha anche altri compiti, no? per cui interviene, coordina, credo anche, no? non sono un esperto. Però ecco questo, questo, questa vicinanza con questi medici... Con grande passione poi lo fanno. fanno con, con grandissima, grandissima passione. passione, sono tanti professionisti di tante specialisti che si avventurano spesso sulla Miata, a Biancastagnaio. A per... Gaiola si è fatto un bel pranzo il professor Coviello. Sì, eh? mi siete sì. divertiti, mi fa sì, piacere, sì, non sì, mi portate sì, mai, sì, e questo va bene, non è un problema. Però ecco durante... C'era quest... anche Alberto Rossi fra far l'altro con noi a ah. pranzo. Sì, sì, sì. sì. Ha mangiato lui, bene? No, lui c'ha... A, a, non dico l'età però non è che non è, che, eh, non è giovanissimo ha cioè più di 80 anni ma eh, dimostra sempre 65-70 dimostra sì, certo si vede e lui va, anche ora. va sempre fuori per farsi dire ma quanti anni hai Dice, no, 80 eh. no ma gli davo 70 eh, lo so, <ride> grande simpaticissimo no, avverto, avverto, bravo, bravo. È, bravo e simpatico questo è anche presidente nazionale della CNA fra l'altro lui. Sì, so. lui il momento in cui c'era eh, venne meno purtroppo mh, ci fu il decesso del presidente, della facente funzione ed è stato anche presidente nazionale della CNA. Quelli che ora si vedono che vanno in televisione con il governo, eccetera, eccetera, e cui Alberto, oltre ad essere un grande imprenditore, penso Vico Alto, ha costruito tantissimo. Lui, da questo punto di vista, qua, Insomma, ha avuto anche ha avuto tanti incarichi e ora si diverte a fare presidente dei pensionati e io non solo per lo stipendio ma mi diverto con lui a fare il coordinatore dei pensionati anche per lo stipendio anche per No, per stipendio no, per lo stipendio c'è eh, campo vedrai come tutti senti un po' eh, invece in questi mesi di lockdown la Lilt lo abbiamo detto tante volte lo dico io da presidente ma è vero abbiamo colmato tanti vuoti no, degli ospedali perché tanti servizi non abbiamo potuto accedere però a quelli della Lilt sì e anche per i pensionati cioè per le persone più grandi siamo stati molto utili nei momenti anche in cui il timore era più forte, in cui c'era magari un disagio, un malessere, qualcosa, un campanello d'allarme eravamo lì. Ma non solo, anche se non fosse altro per poter parlare, perché chiaramente il Covid ha rivoluzionato, specialmente nel, nei, mesi, nei primi mesi dell'anno, anche. Eh, la dinamica della gestione dell'ospedale no? in tutta Italia. Siena, fra l'altro, ha reagito meglio degli altri posti, però comunque c'è stata una grandissima difficoltà anche ad interfacciarsi in qualsiasi forma con l'azienda le, le ospedaliere. No? E c'è stata una mia collega, eh, che purtroppo non, non fa il nome, perché eh, non, non sono autorizzato a farlo, ma ha un percorso, aveva ha, ha scoperto una necessità di intraprendere un percorso oncologico nella fase iniziale, appena appena Scoppiato il covid, non era chiaramente al tempo un'urgenza clinica, per cui era rimandabile. però aveva bisogno cavolo, di interfacciarsi no, con certo. qualcuno che dicesse: Stai tranquilla, proprio così. E più anche la seconda opzione: sì le scotte scotteri dicevano: Stai tranquilla, infatti, poi giustamente, però ha bisogno: ha avuto bisogno anche di un ulteriore contatto con la dita. Sì. E poi anche voi siete costretti a chiudere, per cui. Siamo chiusi, sì, una in ventina di giorni siamo E stati in quella in fase ospedale. lì. Sì, poi è stato fondamentale. Ecco. Sì, perché dovevamo ricominciare con tutti i presidi giusti. Sì, e sì. quindi questo abbiamo fatto in quei 20 giorni, insomma, siamo stati chiusi, ma ha funzionato. Insomma. Sì, appunto. Gli ospedali hanno avuto grandissimi problemi in tutta Italia, ripeto, a Siena. Per fortuna c'è stato un virus che ha circolato meno, per cui nei nel, nel, nel mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, per cui l'azienda ospedaliera non è stata intasata completamente come ad Alzano o in altri posti, in più anche buone capacità ovviamente gestionali hanno portato ad assorbire. Ma nonostante questo c'era bisogno della sanità privata ed ora ancora di più. Certamente. Le... Ci fermiamo un attimo, Lello, c'è la pubblicità. Eccoci, tornati in studio. E adesso entriamo nel merito proprio di questo calendario che la CNA pensionati ha realizzato a favore della LILT. Abbiamo visto scorrere le immagini di questo calendario. Le immagini sono state realizzate da Killel Melania Merlo che abita a Giulio Samarea, Palermo e quelle parti laggiù, ma non è che si è trovata? perché è sorella di Simona Merlo scrittrice qua di Siena amica. grande amica, amica mia e di tutta la, la famiglia Lilt e anche tutto il resto per cui eh, si è scoperto questa capacità della sorella incredibile di fare non solo le reazioni di arte c'è un'agenzia e fanno queste illustrazioni di ogni tipo le fanno, è veramente un talento bellissimo, da, dall'anno scorso si è iniziata la collaborazione e poi abbiamo proseguito con lei. Infatti non si è trovato, si il calendario, Dici, ma dove si trova? Infatti, e ai pensionati lo daremo, ai nostri pensionati, arriverà a casa a tutti. Ai pensionati fanno riferimento. E quanti pensionati? Quanti ne avete? Arrivano a casa 5.100 pensionati della provincia Grande di Siena, arriveranno, sì, sì è, 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 il rapporto con gli abitanti è il più alto, alto d'Italia. Grazie al patronato, che sicuramente ha avuto delle persone incredibili in passato, come purtroppo sono morti tutti e due: Stefano Parigi e Marco Betti. Marco Betti, purtroppo è venuto meno qualche anno fa, un grandissimo. Eravamo accanto all'ufficio, per cui eh sì, Marco ricordo. si è fatto l'ufficio a Monteciano per lui. fatto Saluto la moglie Nunzia il figlio Gianni oltre ai nonni che fra l'altro devo svelare una cosa mi è arrivato un'altra volta il cinghiale in umido fatto dalla mamma di Marco Betti vedete è un percorso culinario è un no, percorso questo? culinario il cinghiale in umido fare. perché il cinghiale già, il crudo è un problema già cotto è molto meno però ogni tanto si mette a dieta eh, sì, e lei lo dimagrisce di sì, sì, inverno no, inverno no. ringrazio appunto la, la, la mamma di Marco lo dico ricordo Marco che il sorriso che appunto Vorrebbe essere fatto sì, Marco è stato appunto bravissimo a fare grandi lavori, poi Fabio De Raimo, ora Stefano Terrosi che sono i direttori, poi Lorella Bianchi, Lorella Bianchi che è l'altra persona che assieme lavora al patronato, poi c'è Silvia Baldisseri a Poggi Bonzi, Beatrice Fei a Chiusi, Emanuele Bernardo a Sinalunga e loro hanno creato questo incredibile treno per i pensionati. Eh, che le porta ad avere sempre i loro diritti, perché eh, non basta andare in pensione, ma quando si lavora sempre o comunque eh, dopo un po' di anni la pensione va mantenuta. Va messa a posto che, Perché quando l'Inps deve avere dei soldi te le chiede, quando te le deve dare fa finta di niente. Ma va, non fa ce ne eravamo di accorti. Eh, dice che ti consente dammi i soldi. No, chi ti è sta zitto, mi diceva benvenuti <ride> in un film. No, ascolta, però diciamo davvero dove viene distribuito, come quante copie, sì, dove era, si trova? In tutti Pensate che arriverà a casa, questi 5.000 arriva a casa a tutti, poi verrà distribuito in tutti gli uffici della CNA e nella sede della di Sera chiaramente non andate se non siete in pensione perché si per dà per i pensionati esclusivamente per i pensionati per i, per, e per i bambini e quindi bisogna dichiararlo di per essere pensionati, pensionati e per i e per i bambini Unitamente a questo regaleremo anche, eh, non la coperta di lana Merinus o la batteria, la batteria di mentole, ma purtroppo in tempo di Covid anche un kit di mascherine, di 5 mascherine eh, confezionate chiaramente e una mascherina FP2 per quando si va a fare gli esami alla Lilt, quando si va al supermercato, quando si va alle scotte, per proteggersi un pochino meglio la mascherina FP2 può andare bene, va bene anche le altre, vanno bene chiaramente. Però per essere per gli anziani con patologie un eccesso, è un eccesso di hotela in più perché le chirurgie vanno più che bene almeno così ci hanno detto ma quelle altre vanno ancora molto più che bene anche quando si va a fare la spesa lo dico sempre alla mia mamma quindi detto questo conosciamo la realizzatrice della parte grafica del nostro calendario Melania Merlo Salve, sono l'illustratrice Melania Merlo, vivo in Sicilia e con il mio socio aperto a gioiosa marea in provincia di Messina, BeArt, un laboratorio di stampa digitale, grafica e artigianato. La collaborazione con la Cinea di Siena è giunta al secondo anno e questa è una scelta di fiducia che mm, mi riempie di gioia. Il progetto di quest'anno nasce dall'idea di un gruppo di medici della LIRT di sottolineare l'importanza della prevenzione. Così ho realizzato delle illustrazioni con al centro dei gesti quotidiani, familiari, che arrivassero a tutte le persone, senza intimorirle. Ho utilizzato dei tratti freschi e dei colori vivaci, che invitassero alla riflessione e anche al sorriso. Grazie ancora alla CNA di Siena e un buon 2021 a tutti. Grazie, è bravissima, bravissima. bravissima. Tratti freschi e colori vivaci, no? Sì. Per portarci un po di allegria. Ah, bisogna essere un po' allegri, sì, sì. sì. Poi c'è il Natale per cui si può essere anche allegri, eh, anche un po di più di, di, delle cose, pur, pur dovendo rimanere sempre molto cauti nelle cose. Dicevo, Potete prenderlo anche nelle 16 na, fra cui quella eh, vicino alla Litte. Siamo diventati vicini di casa, lo vicini vogliamo di casa. dire. quasi Lello. di rimpettarsi la nuova serie. perché non lo sanno mica tutti. Eh. Dopo due ponti, eh, si è rimandata 3-4 volte in inaugurazione a causa Covid, che si sperava che ci fosse qualcosa di meglio, invece poi si è andata avanti o sì, la faremo poi a primavera prossima o quando sarà il momento. La sede della CNIA aveva diverse sedi nel comune di Siena e sta tutta riunita attualmente nella grande sede in via delle arti che è praticamente passato due ponti, uno prosegue, gira a destra, passa davanti alla Lilt e comunque il palazzo a mattoni che si vede lungo la strada. Sì, esatto, i vicini di casa da un po' di sì. tempo, quindi... Sì. C'è una palla grande quanto la luna fuori, due palle per cui <ride> si vedono bene, palle CNA, per cui si vedono bene, venite a trovarci perché poi dentro il patronato, ed anche io che, che le faccio direttamente, per i pensionati, così come i malati hanno bisogno di prevenzione, anche i pensionati e i cittadini hanno bisogno di aiuto, perché spesso c'è i diritti che non vengono utilizzati. Per cui avere i fare un ISE per accedere a certi benefici fiscali, eh, per abbassare il reddito in, di riferimento per, per, per l'azienda ospedaliera per abbattere certe cose, per avere dei benefici, quelli che hanno un grande grado di difficoltà per avere benefici che prevedono comuni sulle bollette del gas, dell'energia elettrica certo, dell'acqua, sì. tutta bene una ricordarlo. serie di... non c'è solo il bonus vacanze con l'ISEE o, o il cashback che come si sì, vanno bene ma quelli sono in più... qualcuno ha bisogno di Cose per, per mangiarci, per cui pensione cittadinanza. aiutare tanta gente, pensione di cittadinanza, eh, reddito di emergenza, tante cose che non lo prendono soltanto i furbi. Perché io quando nacque questo provvedimento del reddito e pensione di cittadinanza ero molto dubbioso, poi ho capito che su 100 magari. 3-4 furbi ci sono, forse anche sei. ma spero vengano chiappati, presi, puniti e ridare tutto il resto. Ma c'è tante che hanno bisogno per davvero. Certo, e voi potete guidarli in questo, no? con la potenza, sì. capacità e portarli all'obiettivo. Un episodio bellissimo di, di prevenzione anche lì, no? di prevenzione della povertà in questo caso. Non è una signora di un paesino, non lo dico se no poi si, si distingue facilmente, il paesino è molto piccolo. Che campa eh, con eh, 200 euro di pensione di cui 70-80 tanto tanto, le paga d'affitto per bontà del proprietario di casa, per cui riprende proprio il minimo indispensabile. E sapendo questo caso mi disse una persona del territorio: Guarda, c'è questa signora, ma si può fare niente, si sì, chiede, feci Hai fatto l'ISEE chiaramente tutto il resto, poi è arrivata la pensione di cittadinanza. Mi telefonò perché pensava di essere ricco, mi disse: Morono tutti questi soldi che ci fo, non ci sono mica abituata. <ride> Nel senso, non aveva veramente, era in indigenza vera, poi si accorse che eh, semplicemente, perché poi chi è, in chi è ancora borderline non chiede, chi è veramente in difficoltà, è rassegnato non chiede più niente. Sì, me lo dicevi spesso questo, e invece bisogna fare... Chi è veramente avanti. in difficoltà non crede più a niente, non crede più a niente, vogliete dirgli vieni, non ci credono. E poi invece quando è arrivata l'integrazione della pensione di cittadinanza, e erano 300 euro o 400 euro di pensione di cittadinanza in più, questa è rinata. Certo, una boccata di ossigeno che è non si sarebbe mai aspettata. È rinata perché sì, 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 ma considerate che ha 90 anni. A 90 anni, 90 anni questa signora che mi sarebbe, ha fatto l'aguri, mi ricordo che mi ha, ha fatto l'aguri oggi, ce cioè, la penso sempre, eh, la penso sempre ogni Vedi, volta. quanto fai del bene Lello. Che c'è la tesi, ma c'è mia, ma che... Cioè... Lello santo subito, io lo dico sempre, Lello è santo subito. Sì, sì, fatto. ma c'è anche un hashtag nel sì, no, fatta hashtag. io. poi l'hanno fatta insieme a tutti i colleghi che in filiera lavoriamo insieme, no? Certo. Per cui c'è tutte, tutte queste cose da fare per poter accedere a benefici. E tante associazioni, non solo della CNA, non solo della CNA ma tante associazioni e sindacati fanno queste cose qua. C'è una grande rete di volontariato a Siena di persone veramente, veramente per bene, persone per bene che fanno volontariato. E suppriscono uno Stato che alle volte è un po' troppo chiuso in se stesso e è meno vicino alle, alle realtà concrete delle persone. Sentiamo di farlo noi e per questo io ti ringrazio tanto. Lello di essere stato qui perché mi diverto sempre con te a fare trasmissioni in passato, grazie oggi, domani e spero un futuro c'avevo Riccioli quando si facevano è le è vero c'avevi Riccioli ora no. ce l'ho dalle parti sei sempre riccioli. belloccio Lello <ride> e quindi grazie di essere stato con noi <ride> un a po' di pubblicità torniamo da poco viva la Lilt posso finire viva sì. la CNA Pensione! auguri a tutti e viva la Lilt viva, viva chi fa volontariato e chi fa le cose per bene e con grande amore come Gaia anche che non no, è no perché amica ma perché poi se ti ha scelto Franco Nobile, un motivo, motivo ci dovrà essere. Grazie a te e a tutti i medici della LILT, a tutti i tuoi collaboratori. A Gigi Gualtieri e a tanti altri che lavorano dietro le quinte della LILT per fare in modo che la gente vada lì. e, e Il merito e va tanto. principalmente a loro, perché e poi tutti tanto. i giorni si confrontano con i pazienti. Quindi anche da parte mia, un grande abbraccio a loro. E ci vediamo fra poco, c'è un po' di pubblicità. Sorpresa, Raffaello Ginanneschi è sempre qui. Io non volevo che andasse via, l'ho trattenuto. No, la verità è che volevamo parlare in maniera un po' più approfondita della convenzione che lega la LILT alla CNA Pensionati, perché non si è detto poi alla fine realmente in che cosa consiste. parlavo di voi, Chewa de, del cinghiale arrosto, nei numeri, non ho parlato. però Perché del... sei un anchor, ma ti perdi? Hai tanti argomenti? Io parla parla che, metti... è che non mi ritrovo no, a parte gli <ride> scherzi, i pensionati della CNA. Con la LILT ad uno sconto molto molto importante del 35% sulle tariffe, che praticamente, se uno ha un reddito di seconda fascia di ticket, paga quanto una visita in privato alla LILT. Per cui, se uno va in azienda ospedaliera a Firenze, a Siena, a Poggi-Bonzi, comunque un esame paga 100 euro, alla Diltre va a pagare la stessa cifra o una convenzione. Esatto, bravo. Più o meno. Questo è un esempio molto, molto pratico, molto, molto semplice. In più c'è il vantaggio che le liste d'attesa alla Diltre sono molto brevi, per cui in, quando uno ha bisogno ha bisogno in tre minuti magari in tre minuti non si fa, ma in, in 30 ore forse si può prendere un appuntamento da Lil per un esame importante. Ci sono state tante donne, non vi dico quante, in questi giorni che appunto con l'autopalpazione hanno trovato un nodulino al seno e di fronte alla paura della donna la visita viene fatta immediatamente, quindi la lista non c'è, capisci? È quando c'è bisogno si fa. Per questo verrò a fare il non è, per il tumore al seno che non, non ce l'ho io. No, davvero? Non dovrei avercelo, almeno il fiocco, il, la prevenzione azzurra a gennaio verrò. Per corso azzurro, verrò. dillo bene. Percorso percorso azzurro a gennaio. dedicato agli uomini, cioè la prevenzione dei tumori maschili. Prevenzione ecologica de, per gli uomini, ma poi io sono già emozionato perché... Lo so, me ne capisco, <ride> scherzo, anche noi scherzo. di accoglierti alla lista siamo emozionati. Scherzo. scherzo. Bene, invece eh, ti presento un'amica, Lello, ed è rifalta Daniello, un'altra persona... Buonasera vicina alla Lilt, vicina da sempre anche alla Lilt nazionale, che ha fatto per noi un'altra bellissima iniziativa. Nei giorni scorsi c'è stato uno shooting fotografico, sono state realizzate delle foto con le modelle e le creazioni di moda di Ripalta Daniello. Adesso questi shooting ci sono, cioè le foto ci sono e anche lei andrà a comporre un calendario, poi verrà venduto e gli introiti andranno alla Lilt. Quindi com'è andata questa esperienza Ripalta? È stata meravigliosa, devo dire che ha superato anche quelle che erano le aspettative, prima di tutto perché la location era fantastica e quindi ci ha consentito di fare degli scatti super e poi perché proprio tutto quello che era il contesto della giornata, che proprio perché si faceva per un evento di beneficenza si è dato un valore aggiunto a quello che era il progetto. Io ritengo che la qualità delle immagini che saranno ottenute per il calendario saranno davvero eccezionali. E approfitto anche per ringraziare te. Eh, di avermi seguito in, questo, in questa mia idea folle, perché poi, oh, bellissima idea, sì. grazie a te. Di averla il, avuta. COVID, il COVID, diciamo che ci ha dato un pochino qualche problema di organizzazione, però insomma vale. ci siamo riusciti. Eh, poi, nulla, anche la, la Star Hotel Continental che è stato un grosso elemento importante di quello che era la progettazione di tutto l'evento, che ci ha consentito addirittura di farlo a porte chiuse, quindi eh, privatamente, quindi abbiamo avuto tutto lo spazio eh, completamente a nostra disposizione. Cioè, non hanno dato limiti a quelle che erano neanche gli orari. Di la sera abbiamo terminato alle 20, quindi era stato eh, tutto il giorno impegnato per noi. E poi la, le modelle della Major Valentina Corvino e la, la Guida, Antonia Di Guida, che hanno fatto il resto perché loro sono delle grandi professioniste. E io credo che eh, ce ne saranno altri eventi come questi a Siena. Sicuramente fatti sempre per beneficenza per la LILT e per aiutare loro ad incrementare quelli che sono i servizi che già danno quotidianamente da molti anni a Siena bene allora grazie davvero grazie ancora a Raffaello Ginanneschi di essere stato con me Questo Raffaello ve... mi cavilello ogni tanto eh, ma, eh. insomma no, facciamo no. anche le cose serie ti chiami Raffaello all'anagrafe sì assolutamente sì. Poi per me e per tutti gli amici e nei sì, tanti sei Lello, Sì, sì, vero? Raffaello, giusto? No, anche la mei con Raffaello parlate. davvero? Vero. Quindi ti senti più Raffaello adesso. Sì, a volte anche Leonardo. <ride> artistico, artistico anche lui, fare con È sempre bello fare le trasmissioni con Lello, davvero. E quindi lo ringrazio di essere stato qui. Grazie alla CNA Pensionati, grazie a Rifalta. Adesso mandiamo grazie il servizio voi. del il servizio appunto che abbiamo realizzato all'Hotel Continental Collo Sceno shooting con l'evento, con tutte le persone che hanno collaborato, le modelle, le creazioni, tutto quanto e ci ritroviamo non il prossimo venerdì perché appunto sarà Natale, ma ci troviamo con questa, con questo spazio dedicato alla Lilt l'8 di gennaio. Quindi vi faccio i miei migliori auguri di buon Natale, ci vediamo presto. Auguri a tutti. Uri. Oggi è un evento speciale all'interno dell'Hotel Continental. Sembra strano che in un momento come questo si possa realizzare addirittura un calendario. L'idea è venuta a ripalta Daniello, un'amica della LILT, della Lega Italiana per la lotta contro i tumori ha deciso di realizzare questo calendario con alcune modelle facendole sfilare con le sue creazioni perché Ripalta Daniello ha un brand che sta diffondendo in tutta Italia ma adesso le sta presentando a Siena e farà tutto questo a favore di Lega Tumori perché oggi verrà realizzato all'interno del Continental gli shooting che serviranno poi per comporre il calendario 2021, poi verrà venduto all'interno nostro, del nostro territorio e poi gli intro. Saranno devoluti a Lega Tumori proprio per sostenere e far progredire i servizi che vanno a favore di tutta la comunità senese. Quindi, ripalta come ti è nata questa idea? Sì Gaia, grazie innanzitutto. Eh, Questa idea mi è nata perché ho, mh, ho voluto dare una mano alla Lilt, sono molto sensibile ai problemi del sociale, ai problemi legati all'oncologia, quindi ho pensato di mettere a disposizione il mio brand, di chiamare le mie modelle, la Valentina Corvino che è la mia testimonial, e quindi abbiamo deciso di realizzare questo calendario. Questo calendario che verrà fatto con degli scatti realizzati qui nel Grand Hotel Continental anche se purtroppo in questo momento anche loro come struttura sono, hanno delle difficoltà, quindi sono chiusi, eh, sempre dovuti al Covid. Quindi realizzeremo questi, queste pagine di calendario che serviranno poi per la vendita. La vendita è legata anche all'oncologia. Il devoluto sarà devoluto direttamente alla Lilt di Siena e loro lo utilizzeranno per incrementare tutti quei servizi che in genere danno quotidianamente, annualmente, a tutte le donne e agli uomini che hanno bisogno a livello oncologico. Ecco, le donazioni sono estremamente importanti, lo dico da presidente della LILT, le donazioni ci aiutano veramente a potenziare i nostri strumenti e anche per sostenere i medici che poi prestano il loro servizio. Quindi Ripalta che è vicina da sempre alla LILT anche a livello nazionale, nella sua terra. Lei è una pugliese che oggi vive e lavora a Siena, ma conosce bene quella realtà, quella pugliese e poi l'ha portata qui, eh, quell'esperienza l'ha portata qui qui a fare lo stesso, le stesse cose che faceva solidali nella sua terra. Quindi adesso è con noi, realizza questo bel calendario e se non siete mai stati all'interno di un set fotografico, adesso vi portiamo lì. Abbiamo visto delle splendide modelle, delle bellissime creazioni di moda in un contesto straordinario che è anche quello che ci ospita in questo momento, che è il continental che i senesi conoscono bene ma che è veramente un gioiello prezioso per la nostra città. Quindi oggi è avvenuto qualcosa che sembra che in tempi di Covid non possa avvenire, però è un piccolo miracolo che è riuscita a fare ripalta mettendo insieme delle persone volenterose e generose che porteranno quindi alla realizzazione del calendario. Che vi dicevamo. Quindi un augurio e un ringraziamento finale, Ripalta. Grazie, ringrazio tutti quelli che mi hanno dato una mano. Il momento non è facile, il momento è, porta delle restrizioni che rendono difficile qualunque tipo di organizzazione. Però noi ci siamo riusciti, ci siamo riusciti perché l'insieme di tutte le maestranze e l'energia e lo slancio per, voler, per poter dare una mano a quanti hanno bisogno ci ha aiutato a realizzare questo sogno e questo calendario. Spero che sia, che verrà fuori un buon lavoro, che ci sia gente che ci aiuterà anche nel, comprando questi calendari di modo che il ricavato potrà essere devoluto alla Lilt, perché non dobbiamo dimenticare che il problema oncologico è presente in molte famiglie e se noi diamo una mano ora, domani quello che facciamo per gli altri potrebbe essere utile per noi. Quindi, ripeto, ringrazio quanti onoreranno e ci aiuteranno a realizzare il sogno di donare alla Lilt questi fondi per incrementare quello che è il servizio che loro ogni giorno e da anni fanno sul territorio e anche a livello nazionale. Grazie.